Intervento dei vigili del fuoco di San Maurizio Canavese e Nole, oggi pomeriggio, mercoledì 23 maggio, per un guasto sulla linea ferroviaria Torino-Ceres a Villanova Canavese. Il conducente del treno ha visto un cavo dell'elettrificazione che penzolava e ha subito fermato il treno e allertato i vigili del fuoco. A bordo c'erano circa 200 passeggeri, prevalentemente ragazzi, che tornavano da scuola. I vigili del fuoco, dopo aver staccato la corrente e messo in sicurezza l'area, hanno portato i passeggeri, illesi, in un luogo sicuro in attesa dei mezzi GTT, che li hanno portati a Cerié. La linea da Germaniano a Cerié è stata momentaneamente chiusa. Indagini in corso sulle cause dell'accaduto, con ogni probabilità potrebbe essersi trattato di un cortocircuito.